Abbastanza urgente a poche ore dalla convention ieri di Claudio Scajola, per dire che cosa come Lega? Per dire quella che sarà la posizione della Lega proprio in merito all'appuntamento delle prossime amministrative del Comune di Imperia, per dare una linea chiara e inequivocabile appunto di quello che sarà il nostro percorso, che non ci vede discostanti da quello che è stato il percorso che ci ha permesso di vincere in Regione Liguria, che ci ha permesso di vincere in comuni importanti tra cui Savona, Genova e Spezia e che ci ha permesso anche di convincere dal punto di vista amministrativo sul territorio, portando non solo degli amministratori preparati, ma anche dei risultati concreti e tangibili che da qui ai prossimi mesi ci renderanno merito del lavoro fatto in questi anni. È chiaro che è importante questa conferenza stampa questa mattina perché, ripeto, finalmente daremo la linea e ci atterremo a quelle che sono le disposizioni. Una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega Nord, che è il partito trainante all'interno del centrodestra, Fratelli d'Italia e un'eventuale lista civica in appoggio del sindaco. Quindi nessun appoggio a Claudio Scajola. Ieri abbiamo visto personalità della Lega in prima fila, però applaudire. Ma credo che sia umano e anche dal punto di vista della libertà personale, consentitemi di dire, che si possa andare a un convegno di un esponente politico, perché come ricordava il nostro segretario provinciale, in politica ci sono molti avversari, ma nessun nemico. Quindi credo che sia, ripeto, una manifestazione di intenti, quella di poter andare alla convention di un politico e ascoltarlo magari per quanto riguarda i propri programmi. La sostanza è che comunque la Lega piana dice no a Claudio Scajola come sindaco di Imperia, quindi si lavora per un altro candidato, è così. Ma sì, questo sicuramente sì, perché la linea che ci ha dettato il nostro segretario federale Matteo Salvini è quella, e poi l'ha ripetuta anche il segretario nazionale Edoardo Rixi, e quindi noi non ci sentiamo in questo momento qua di sostenere Claudio Scajola, candidato sindaco. La Costituzione permette a qualsiasi cittadino di potersi candidare a sindaco e noi questo lo riconosciamo. È diverso il fatto che quel candidato sindaco magari intenda rappresentare una componente politica che non si sente rappresentata in quel dato momento da quel candidato sindaco. Cioè, Questo è il concetto di base. nel senso che se lui si presentasse come partito sarebbe diverso, cambierebbe la vostra posizione? Oppure come lista civica resta fuori dal centrodestra? Mettiamo caso che lui si presentasse come Forza Italia. Questo saranno problemi di Forza Italia nel proprio intento chiarire le varie posizioni.